Trentino e la Val di Sole sono pronte ad accogliere il 15° campionato mondiale predatori con esche artificiali da riva. Magnifici scenari e luoghi suggestivi saranno la cornice di un mondiale che vede sfidarsi 16 nazioni nelle acque del torrente Vermigliana e del fiume Noce. La nazionale italiana è pronta e si è allenata duramente in tutti questi mesi. Conosce bene il campo gara ed è pronta a non cedere nulla alle squadre avversarie. Agguerrite come non mai Russia e Polonia e, come sempre, le squadre dell'Est, quali Slovacchia ed Ucraina. La consueta cerimonia di apertura vede sfilare tra il paese le 16 nazioni giunte qui a Fucine di Ossana. Sguardi, tensione, emozioni, voglia di fare bene. Sui volti dei nostri azzurri si percepisce tutta la carica e la forza emotiva che li spinge a battersi e a lottare con i denti. Questo 15° campionato del mondo di pesca è una grande opportunità per promuovere il nostro territorio trentino, un territorio che qui in Val di Sole esprime il massimo anche dal punto di vista ambientale, con dei fiumi importanti, l'Ermigliana, il Noce, in un contesto molto rispettoso dell'ambiente stesso. Noi siamo felici di ospitare questo mondiale, peraltro la Val di Sole ha avuto ben 7 mondiali, ma forse questo è il più vero, quello che meglio rappresenta il territorio, per cui ci teniamo particolarmente che riesca bene, ma non solo per soddisfare gli atleti, anche gli accompagnatori devono poter tornare a casa felici e poter essere testimonial di quello che è il turismo in Val di Sole. Per noi è un grandissimo orgoglio avere qui nel nostro comune e in questa nostra bella Val di Sole 16 nazioni che si sfideranno per il campionato della pesca. E l'augurio che mi faccio e che faccio a loro è quello di poter portare con sé alla fine di questo campionato, domenica, un bel ricordo delle belle emozioni di questo nostro bellissimo ambiente. In Val di Sole abbiamo 12 laghi che sono popolati con trote fario e salmerino alpino. Due di questi laghi sono raggiungibili con l'auto per tutto il vostro divertimento. Come dicevo, c'è anche il salmerino alpino per chi vuole camminare un po', è un pesce raro che però da noi è molto diffuso. La regina delle acque della Val di Sole è la trota marmorata. Noi abbiamo un incubatorio e siamo alla zona del Trentino dove la trota marmorata è più diffusa. Quindi venite volentieri a pescare, può darsi che ne prendete una. On behalf of the International Freshwater Federation, I declare open the 15th World Championship of Carnivorous Shore Angling with Artificial Lure. Thank you very much. Alle 20 la cena di benvenuto con tutti gli atleti. Per l'Italia è anche il momento di confrontarsi con il CT Marino Polognato.
If possible, make your return here. So, al palazzetto dello sport si sta svolgendo la riunione dei capitani con il presidente Matteoli. L'occasione per delineare gli ultimi dettagli, confrontarsi su dubbi e regole. È il primo turno delle prove ufficiali. 8 o'clock there is the start of bus, but there is no bus because you have your car. Bye bye. Yes, if you must buy. Okay. Basta accenderle. Ed è già in posizione. Guarda solo il primo settore. Sì. Seguiamo ora. Concentrazione, preparazione e cura dei dettagli. A pochi chilometri il fiume Vermigliana. Siamo pronti, finalmente i ragazzi hanno l'opportunità di scaricare la tensione di questi giorni. Due ore per capire e leggere le condizioni del fiume. Provare il colore delle esche stando attenti a non scoprirsi troppo davanti agli avversari. Sono loro i nostri azzurri. Conosciamoli meglio. Ciao, sono Andrea Ferro, trentino, 50 anni. Sono alla mia 14ª partecipazione ai campionati del mondo di pesca di questa 15ª edizione, quindi diciamo il veterano della nazionale. Sono da 4 anni che sono in nazionale e è una soddisfazione, un sogno che finalmente si è realizzato. L'altro anno ho sfiorato il podio mondiale individuale, l'ultimo turno purtroppo sono stato un po' spiegato e quest'anno speriamo di riuscire a fare un bel risultato di squadra. È una cosa che ci teniamo, da tanti anni che lo aspettiamo e siamo carichi. In Italia poi è una soddisfazione, la gente, gli amici, i parenti che ti danno un supporto morale, è una cosa indescrivibile, emozionante. Noi credo che siamo tutti uniti come squadra, siamo veramente... Ci aiutiamo a vicenda, se c'è da limare un'ancoretta o da fare scambio, tutto quanto, tutti disponibilissimi. Il CT ci ha preparato veramente bene, abbiamo fatto 2 stage ufficiali e questi sono stati per me un grande dimostrazione di gruppo, di squadra, di far gruppo e di convinzione di fare bene su questi torrenti. Domani inizieranno le prime prove del campionato, del 15º campionato mondiale di esche artificiali da riva e ce la daremo tutta. Li conosco uno a uno da anni, sono veramente grandi persone, grandi pescatori e non ci si può che trovare veramente bene in un gruppo del genere. Sicuramente gli anni di esperienza nel mondo della federazione e aver fatto tanti campionati magari non fanno apparire tutta l'emozione, tutta la tensione che c'è dietro a questo. Però in questa occasione mi sembra di rivivere il primo campionato italiano individuale, il primo mondiale che ho vinto in Svizzera nel 2001.
cioè sono tutti momenti particolari dove per fortuna al via scompare tutto e pensi solo al ruolo che devi tenere. I miei atleti penseranno a pescare, devi abbandonare le emozioni, devi pensare a dare il meglio. Emozioni forti che anche tutti i ragazzi che si dedicano all'agonismo prima o poi possano vivere. Quindi sono prove votate alle grammature e alla qualità dei box. La valutazione di ogni singolo box, e ne abbiamo 32 per ogni settore, viene fatta su due tipologie: quanto pesce può portare un box, quindi la qualità della pescata che il box offre, e sul numero di tocche, di attacchi che loro sentono, cercando di non allamare il pesce che attacca, sempre per non dare riferimenti agli avversari che ci osservano. Osu ha fatto il tempo là, perché là il numero del torneo 5, 6, 7, 8. Adesso lo allora, visti così, 4, non visti più. Il 4, 3, 3. 5, 2, 2, 1. Sono troppo veloci, cioè, non so se stanno... Sta per terminare anche il secondo turno di prove libere. Gli avversari sono preparati, ma i nostri azzurri sono pronti. E dobbiamo sia valutare un attimo noi le esche e i posti, guardare anche gli avversari. Io in particolare non ho l'esperienza sugli avversari che hanno i miei atleti. Allora devo cercare di raccogliere un attimo di informazioni sulle abilità che possono avere i nostri avversari. Quindi stare attenti ai ragazzi nostri e agli altri e percorrere tutto il campo gara, il tempo vola, quindi cerco di non perdere tempo e andare. Entrati nella mentalità e stanno entrando nella pesca, sono convinti e tranquilli di quello che c'è da fare. Il pomeriggio del venerdì abbiamo finito le prove, siamo riusciti a fare bene entrambi i quattro settori e ci riteniamo abbastanza soddisfatti, insomma. Oramai siamo arrivati alla vigilia, per cui quello che è fatto e domani entriamo in gara e vedremo che cosa succederà. I nazionali che temiamo, ovviamente noi ci dobbiamo concentrare sulle nostre forze, però ci sono 5-6 nazioni tipo la Slovacchia, Repubblica Ceca, la Russia, la Ucraina e diverse altre, più che altro tutte le squadrone dell'est sono molto forti nella nostra disciplina. E veramente non è che li temiamo, perché sappiamo che abbiamo della concorrenza forte che non lascia niente al dubbio, e anche noi non dobbiamo lasciare niente al dubbio per andare giù con la convinzione di fare bene e non regalargli proprio nulla. Sto un po' di
Il tavolo degli azzurri è al completo. Tutti gli atleti e lo staff sono determinati e le prove di oggi sono servite a dare ancora più sicurezza alla nostra nazionale. Antonio e Marino danno le ultime indicazioni alla riunione italiana. Facciamolo prima di entrare in campo gara, magari al parcheggio della macchina e così via. Faranno magari a gara per poter contribuire al risultato e non vorrei che magari creassero della confusione. Quindi prima di entrare in campo gara, spiegategli bene, ditegli esattamente. Un grande in bocca al lupo a tutti quanti, Andrea. È nostro, anche a me. Responsabile del settore trota, Antonio, Arno, Alberto, Max e Diego, il nostro giovanissimo atleta appena entrato. Franz! Island! Oh. No. Italy! I capitani prendono le ultime istruzioni per la prima giornata di gara. Oggi si fa sul serio e non si può sbagliare nulla. Slovacchia, dietro. Sono due i campi gara, settori C e D del fiume Noce e settori A e B del torrente Vermigliana. Nel Noce abbiamo un tratto naturale in mezzo a praterie coltivate e possibilità di acque velate in presenza di forti temporali. Sul Vermigliana il tratto interessato corre su boschi di abeti e praterie. In entrambi i tratti abbiamo prevalenza di trota fario. Tutti gli atleti entrano in campo gara ed hanno mezz'ora di tempo per visionare il campo gara e scegliere in quale box piazzarsi all'avvio. L'ordine di partenza è stabilito da una griglia per ognuno di quattro turni. Iniziamo questo primo turno al fianco di Andrea Ferro, il veterano della nazionale. Siamo preparati. Abbiamo fatto col nuovo settore l'inserimento di Antonio Frassine come responsabile trota, con la scelta di Marino Poloniato come CT, un uomo che ha vinto 10 mondiali torrente, ha vinto lago, ha vinto tutto. Ci siamo preparati bene tecnicamente, ci siamo preparati bene teoricamente. Marino è un uomo squadra, un uomo, un martellatore, fa riunioni da 3-4 ore, li sta tenendo sotto pressione i ragazzi sono bravissimi. Stanno via da soldi. Venturato Enrico! Le aspettative sono tante, speriamo in bene. Devo dire che i posti sono meravigliosi, l'organizzazione, ancora una volta devo ringraziare il Trentino e nella qualità del presidente regionale Stefano Trenti perché ha fatto veramente un ottimo lavoro. Beh, ora è la gara, quindi c'è poco da dire, dobbiamo vedere come andranno le cose. Speriamo bene, in bocca al lupo a tutti.
italiano. 3, 4, 5 liberi, bene. Sai delle altre ancora? O tu o un capo settore deve fare la fotografia al tabellone e mandarla a Matteoli. Sì, abbiamo una nazionale forte e soprattutto io voglio precisare questa cosa. Siamo una nazionale che ha un cameratismo forte, per cui se c'è un problema, se c'è un disguido, qualcosa, si risolve subito, senza nessun problema. Siamo cristallini nei discorsi, ci apriamo. Il CT nuovo poi quest'anno, che è anche il mio presidente di società di pesca, l'AS di Pescatori Montello, che io da piccolo già andavo nel suo negozio, a un negozio di pesca, la Crocetta del Montello, e già da piccolo, all'età di 5-6 anni, un anerottolo, mi portavano al negozio di Marino e da là, dopo negli anni, negli ultimi questi 10 anni, abbiamo fondato una società, col CT, e adesso averlo come CT è una soddisfazione enorme. È stato l'idolo già da piccolo e riuscire ad averlo come CT è il top. Qui si sa, non siamo, possiamo essere i favoriti perché siamo in casa, ma non siamo la società più titolata dei mondiali di esche artificiali. Abbiamo la Russia, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, ci sono nazionali molto agguerrite, Bulgaria, Polonia. È stato importante cercare di capire come pescano i nostri avversari, perché poi è molta, molta tattica in questa competizione. Tattica vuol dire andare a scegliere i posti, perché noi abbiamo i box dove entriamo, occupiamo quel posto, possiamo lasciarlo, dobbiamo valutare chi ci ha pescato prima di noi, se ci sono dei box liberi, quindi conoscere il nostro avversario è molto importante. I miei ragazzi li conoscono perché hanno tutti già esperienza nei mondiali precedenti, però ovviamente non è sufficiente. Thank you.
Tutto sembra andare per il meglio. Le difficoltà sono state gestite bene e i nostri atleti hanno recuperato laddove partiti svantaggiati. Arno, Andrea, Alberto e Massimiliano stanno lottando come leoni. La loro forza e la loro determinazione ci emoziona e ci fa sperare bene. Questo primo turno di gara ha preso una piega che ci piace. Dietro questi volti, le loro storie, le loro lotte e tutti gli sforzi compiuti per arrivare al massimo livello in nazionale. Marino, Antonio e tutta la federazione sono pronti a dar loro tutto il supporto di cui hanno bisogno. Nella prossima puntata, un trionfo italiano chiude il primo giorno di gara e in attesa della giornata finale assaporiamo ogni emozione azzurra che ci porterà all'epilogo di questo 15° campionato mondiale predatori con esche artificiali da riva.